Alberto Alteri, latitante da circa 13 anni in Inghilterra, è stato arrestato ieri dalla squadra mobile nei pressi del casello autostradale di Ferentino. Sulle sue spalle gravano numerosi reati, tra cui rapine, ma soprattutto l'appartenenza alla pericolosa banda della Spaccata. L'uomo adesso dovrà scontare più di 17 anni di carcere. Il prossimo 24 giugno inizierà il processo a carico di Michele Cialei, responsabile dell'omicidio dell'allevatore di Vallecorsa Armando Capirchio, insieme a lui anche il figlio. Il piccolo Gabriel Feroleto sarebbe stato ucciso poiché disturbava l'intimità dei suoi genitori, questo quanto ha raccontato la madre e che ha riportato il Corriere della Sera. Anche il colosso francese Leroy Merlin ha deciso di puntare sul territorio di Colleferro dopo Amazon, infatti l'azienda francese aprirà dei magazzini di stoccaggio merci, il comune ha dato l'ok alla costruzione. Sono state giornate importanti per Vico nel Lazio, dove si è festeggiato il patrono San Giorgio e il conseguente falò di San Marco. Ad accenderlo è stato proprio il neo presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini. Il Frosinone si prepara a sfidare in casa il Napoli di Ancelotti, anche se per i canarini ormai c'è un muro che sembra impossibile da abbattere. Anche per oggi è tutto con il Light TG, grazie per essere stati con noi. Per tutti gli aggiornamenti scarica la nostra app.